Finito il caricamento, inizia questo secondo game. Partita in pausa. Secondo game, intanto c'è una piccola pausa. E noi ne approfittiamo per continuare la presentazione dei giocatori, almeno facciamo qualcosa di utile. Intanto parliamo subito del game, il secondo game della Summer League, la Cup numero 1 di questa competizione indetta e Partita organizzata ripresa. da ESL Italia, mentre riprende la partita. Spona nell'angolo in alto a sinistra con il colore blu e la razza Zerg fa parte del team Impulse Esport, l'attacco credo che sia per il team europeo, visto che questo è un team americano, se non ricordo male. Squaso Inter credo che facesse parte del team detto All Alive, un altro team italiano, comunque, perché ancora DOA, credo che sia quella la tag. Comunque, un giocatore Zerg di ranking bronzo, se non ho visto male, spero per lui che non sia effettivamente il suo ranking ufficiale, perché comunque il suo avversario è un Master Protoss che spona nell'angolo in basso a destra con il colore viola. La razza appunto Protoss fa parte del team MG Esport, molto famoso nella community, sia il team che il giocatore. Parliamo di low hacker, vedremo cosa improvviserà contro in questo PvZ. Squaso Inter ovviamente un po' sembra quasi prendere in giro il suo avversario Forgate, perché insomma è la build un po' più standard per i Protoss, ma diciamo che un giocatore master potrà sicuramente improvvisare qualcosa di più interessante, più succulento per intrattenere il suo avversario Zerg. Vedremo un po' cosa intanto arriverà a vedere questo drone di scout di Squaso Inter, che sta arrivando in questo momento nella base principale di lo hacker. Si blocca, giustamente lo hacker odia gli all-in. Beh, infatti non è molto da TOS, visto che comunque i TOS tendono ad all-inare, una verità insomma che bisogna saper accettare se si gioca a StarCraft. Comunque anch'io sto un po' esagerando, perché insomma sto un po' perdendo tempo nel chiacchierare in vano. Intanto arriva un gas, intercetta il gas dell'avversario. Squaso Inter non credo che sia un grandissimo fastidio per lo hacker, certo, e dovrà cambiare un po' la sua build, ma non ne risentirà tantissimo. Intanto in produzione il primo Zelota da parte del Gate. Intanto Gastric ha annullato il gas. Intanto stanno un po' scherzando i due giocatori nella chat del game. Intanto nasconde il suo lavoratore Squaso Inter. Non credo che sia un grandissimo problema per lo hacker, comunque credo che l'abbia abbastanza intercettato. Va ad espare, quindi 15 pull, 15 hatch, se non ho visto male, per Squaso Inter. L'assegnatore arriva un po' più in ritardo. Supply bloccato. Squaso Inter ha fatto l'overload un po' in ritardo, ma non è troppo importante. 23 supply per lo hacker, 21 per Squaso Inter. Lo hacker ha preso il secondo assimilatore in questo momento. Sta andando soltanto di monogate, 3 lavoratori su un unico assimilatore, è andato anche ad expare, quindi probabilmente anche lui non vuole andare di un push molto veloce verso l'ottavo nono minuto, vuole aspettare almeno il dodicesimo per avere un po' più di forze. Ma comunque sta arrivando l'overload di Squaso Inter, che vedrà prima il pilone e successivamente anche il Nexus, mentre si stanno un po' movimentando anche i miei animali di compagnia, che giustamente sentono che il game sta un po' scemando. Quindi va ad intercettare, come vi dicevo, non si è affatto dimenticato del drone birichino lasciato da Squaso Inter, e lo va a intercettare col nucleo della nave madre. Arriva l'overlord di Squaso Inter, in questo momento sul Nexus di espansione va a wallarsi con due gate, quindi tre gate per lo hacker. Vedremo cosa vorrà fare oltre a questi tre gate, se una robo o qualcos'altro, insomma un concilio del crepuscolo, o magari uno spazioporto, o sì, uno starporto. Vedremo un po' insomma cosa può fare lo hacker per intrattenere il suo avversario, che per il momento comunque sta macando abbastanza bene. Mi sembra che abbia un leggero vantaggio per la gara economica, leggero giusto per i minerali. Vedremo come investirà. Ha fatto in questo momento il secondo estrattore, ha quasi 37 di supply. Non so veramente cosa vuol fare, sta andando di blatte. Potrebbe essere un push interessante, ma secondo me arriverà decisamente molto molto in ritardo.
arriva la forgia, quindi un forgia expande eseguita al contrario, ho fatto prima l'expande e in ultimo la forgia, normalmente si fa la forgia e il cannone per difendersi da un push, ma mi sembra che Squaso Inter non abbia nessuna intenzione di pushare il suo avversario e arriva il portale stellare. Come vi dicevo, 3 gate starport, quindi molto probabilmente andrà con delle Phoenix ad arrassare contro gli Overlord prima e poi magari contro le Queen. Intanto il suo avversario Zerg non immagina niente di tutto questo, avrebbe dovuto già prendere la seconda espansione molto velocemente perché comunque non potrà reggere una gara economica di questo calibro. Infatti ancora ha un vantaggio, ma ben presto credo che questo vantaggio si colmerà. Siamo 39 droni contro 41 probe, già il Protoss ha una produzione maggiore di probe, insomma non so appunto fino a che punto potrà resistere soltanto con un'espansione, mentre con un'espansione come il suo avversario ancora non ha fatto un incremento metabolico, sta producendo le blatte, sta investendo tutto il gas per produrre più blatte possibili. Non so se questa è una scelta buona, perché comunque il suo avversario sta andando ora di robo, avevo visto l'ologramma, arriva la robo in questo momento, il suo avversario come vi dicevo lo hacker è abbastanza, non è proprio un novizio, quindi potrà difendersi da un push con una quindicina di blatte, 16 per la precisione, no 15 per la precisione. Intanto muore l'ennesimo Overlord da parte di Squaso Inter che sta radunando tutte le sue blatte davanti la base principale, l'espansione scusate, di Lohacker, va a scoutare ancora con i Ling, una probe incauta esce in questo momento e viene subito distrutta, ci sono comunque delle sentry per fare i force field, infatti riesce subito a bloccare tre delle blatte che erano sulla rampa, arrivano le Phoenix per cercare di dare supporto e quindi di sollevare le unità, di ucciderle in un secondo momento. Buono il lavoro con le Phoenix e con le Sentry, sta riuscendo a contenere molto abilmente il suo avversario, lo Hacker, queste 4 Phoenix e 4 Sentry stanno veramente mettendo il panico, comunque ha perso i due piloni d'appoggio e quindi non sono più attivi due dei tre gate principali, abbiamo ancora la fabbrica robotica che per il momento non sta producendo niente, comunque deve ritirare Squaso Inter perché comunque ha perso tantissime, veramente tantissime unità, andiamo a vedere un po'. Le unità perse, guardate la differenza, 20 unità perse per Squaso Inter, 5 soltanto per lo Hacker, la differenza di minerali è anche notevole, ora va a prendere un vantaggio con queste Phoenix, il giocatore dell'MG Esport, intanto uccide subito la regina, così tanto per gradire, non c'è neanche un lanciaspore, quindi veramente le linee minerarie saranno sotto durissima pressione, va ancora a pushare Squaso Inter, sta cercando praticamente il tutto per tutto, intanto credo che qualcuno stia laggando, sono addirittura io che sto laggando clamorosamente, devo fare qualcosa, purtroppo credo che sia un picco di lag, spero che non complichi molto la situazione, provo a chiudere qualche finestra, quella intanto vediamo ancora il push con le blatte, nuovamente cerca di puntare sui piloni, un force field ben piazzato da parte di Squaso Inter, sovraccarico fotonico sul Nexus per cercare di difendere ancora ulteriormente da queste blatte, ancora distorsione temporale per rallentare anche le blatte che vedete vanno lentissime, si sta portando comunque a casa tantissime unità dello Zerg che è sotto veramente di psi, sta cercando di fare qualche danno alle strutture a questo punto, visto che non riesce ad arrivare sulle linee minerarie, le blatte comunque sono veramente poche, tra il Mothership Core e i persecutori, ottima da parte di Lohacker, si sta portando a casa il game, il giocatore degli MG Esport, ora con le Phoenix, e sono arrivati anche i lanciaspore, finalmente riesce a portarsi a casa altri sorveglianti, altri overlord del giocatore Zerg che va supply block 68 l'opsi su 74, anzi 74 su 68, distrugge anche la Queen nonostante probabilmente perderà, non perde niente, perde solo gli scudi di alcune Phoenix, ma non credo che gli interessi molto perché fare più danni possibili a questo punto è sicuramente un vantaggio. Intanto ha preso la sua seconda espansione il giocatore Protoss che si sta volando con altri 3 gate e 2 cannoni a difesa. La vedo molto molto in salita per il giocatore Zerg che sta radunando ancora le sue blatte sulla base principale, soltanto un lanciaspore non è molto efficace quando le Phoenix sono più di 3 perché comunque le Queen vanno giù come vedete molto molto velocemente, questo è un danno altissimo per il
Giocatore Zerg, qui lancia spore addirittura sono diventati 3, ma sono un po' distribuiti male. Comunque, le Phoenix stanno facendo tantissimi danni. Vediamo un po' le kill che hanno queste Phoenix 3, 3 e 4. Insomma, sono delle Phoenix discepole addirittura. Insomma, vedremo se riuscirà a supply bloccare. Ha fatto una produzione di Overlord esagerata qua su Inter per non essere supply bloccato. Certo, ha investito tantissime risorse, ma comunque naviga nei minerali per il momento. Poco il Vespene perché ha preso soltanto in ritardo e non ha ancora utilizzato i lavoratori su il due assimilatori, due estrattori della Natural. Intanto i Ling vengono un po' falcidiati da queste Phoenix che stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Arrivano le Hydra in questo momento, non mi ero perso l'antro dell'Idrisk. L'Idrisk Den sulla base principale intanto sta piano piano fullando la sua seconda espansione, ma la stessa cosa sta facendo anche lo Hacker. Vediamo un po' la gara come andrà. In questo momento il vantaggio è per il Protoss, perché comunque, come vi dicevo, ha una quantità di probe superiore rispetto al suo avversario, 65 contro 48, quindi decisamente un vantaggio per lui. Sta radunando le sue unità, ora ha iniziato la produzione anche di colossi, ne abbiamo già due in campo e sta continuando ancora a produrre altri colossi, quindi cercherà il tutto per tutto e non potrà fare molto. Squaso Inter, tra l'altro i Ming non hanno neanche la speed, un po' un errore secondo me, perché comunque sono troppo lenti e con una distorsione temporale potrebbero veramente subire tantissimi danni. Va a controllare subito la seconda espansione, credendo che ci sia soltanto quella. Spara un colpo e subito si ritira, mentre piazza un proxy pylon lo hacker. Il secondo proxy pylon è subito in arrivo, abbiamo visto l'ologramma. Sta tenendo un banco al centro della mappa, oramai credo che abbia un vantaggio clamoroso, visto che siamo a 161 di supply contro 121 del suo avversario. Fa anche qualche ologramma un po' per trollare il suo avversario. Quattro colossi in arrivo con un carico di gioia, con anche i persecutori che portano sicuramente un carico di gioia. Guardate quanti persecutori. Gli upgrade sono due in attacco, mentre l'avversario è 0-0, ancora molto molto difficile per Squaso Inter. Cerca di resistere il più possibile, ma guardate come vengono sciolte le Hydra, non fanno neanche in tempo a sparare un colpo. Se la prende subito con lanciaspore, non c'è neanche bisogno di utilizzare le illusioni. Intanto distorsione temporale sulla rampa e cerca di distruggere l'espansione natural del giocatore Zerg, che cadrà molto probabilmente ben presto, perché comunque è presa d'assedio da persecutori e colossi. I persecutori ormai sono diventati veramente tantissimi. Arriva il GG da parte di Squaso Inter e anche di Lo Hacker, game molto molto lineare. Insomma, abbiamo visto un buon push di Squaso Inter, ma è stato praticamente un all-in, e vince Lo Hacker.